dire che abbiamo avuto dei finanziamenti sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda la messa in sicurezza delle scuole, la protezione civile, l'ambiente eccetera. E quindi abbiamo avuto un piano triennale, abbiamo fatto di opere già predisposto per un ammontare di circa 50 milioni di euro. E poi verranno utilizzati dei fondi che erano stati previsti per il ponte, che poi vennero stornati e saranno utilizzati per effettuare dei lavori, circa 24 milioni di euro. Quindi diciamo, malgrado la situazione delle province non sia tra le migliori sotto il profilo delle risorse, devo dire che la situazione si avvia insomma bene. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai rifiuti, soprattutto per quanto riguarda il gettito dei rifiuti sulle strade da parte dei cittadini. Darò disposizione alla Polizia Provinciale che i verbali di contestazione amministrativa vengano trasmessi anche alla Procura della Repubblica, perché è ipotizzabile anche un reato penale. Di questa... Quindi chi getterà rifiuti sulle strade venga identificato, il verbale, oltre alla sanzione amministrativa, sarà trasmesso anche alla Procura della Repubblica, essendo ipotizzabile il reato di quell'articolo 639 codice penale come ritenuto dalla Cassazione. Di questa megatorta, dottore Di Pisa, la fetta più grossa a chi spetterà? Beh, la viabilità sicuramente. In particolare qualche strada? Beh, guardi, c'è un piano triennale che riguarda un po' tutti i comuni, ora in scendere nei particolari ovviamente non è possibile. Ma per l'apertura dei cantieri ci vorranno 120 giorni più o meno tra Urega. Vabbè, poi ci sono i tempi tecnici ovviamente, e quelli sono inevitabili, insomma, no? Però diciamo che la situazione è ben avviata. Una volta che ci sono le risorse tutto diventa più semplice. È comunque augurabile che al più presto possibile gli organi legittimi e elettivi si insedino e possano proseguire in questa attività. La priorità sostanzialmente non più che da noi è stata stabilita con dei criteri da parte della Regione. Praticamente i primi progetti sono stati finanziati con una delibera di giunta regionale, la numero 64, che dava priorità soprattutto alle strade chiuse con regolare ordinanza di chiusura e alle strade con limitazione al transito, e pertanto è stata stabilita una griglia di 16 progetti, per cui la prima cosa, i primi 6 progetti finanziati all'origine sono stati quelli in cui le cui strade erano chiuse, e poi successivamente con provvedimenti successivi da parte della Regione, in particolare del libero 87 del 2017, sono stati finanziati i restanti progetti. Per quanto riguarda l'altra tranche dei progetti finanziati col patto per il Sud, erano dei vecchi progetti che erano stati fatti nel piano provinciale di allora con i POFERS del 2000-2006. Questi stessi progetti non sono arrivati a finanziamento in quanto parte dei soldi di allora sono stati ritirati dal governo centrale, e pertanto sono stati ripresi, aggiornati nei prezzi e mantenendo sempre le stesse strade previste nei progetti, riadeguate con l'inserimento di qualche frana, hanno avuto un incremento rispetto alla cifra originaria di circa il 30% ciascuno, e quindi sono andati pure a finanziamento col patto per il Sud.